Ma buongiorno, come state? Tutto bene? E questo è il solito post del dopo, perché insomma, dopo la nostra diretta del martedì mattina, noi facciamo il dopo per poi raccontarci che cosa ci siamo detti e per stare ancora un pochettino insieme. Sì, questo dobbiamo dirlo effettivamente. Come sempre, il nostro dopo o il nostro durante del martedì è stato piacevole, almeno per me è stato molto piacevole, eravate in tantissimi anche martedì. E abbiamo parlato di un argomento che non poteva essere altrimenti se non quello di Halloween. E da lì, insomma, dopo esserci scambiati un po' di suggerimenti su quello che era il tempo in giro per l'Italia e per il mondo, un tempo che tra l'altro, insomma, non era proprio bellissimo, dobbiamo dire, perché c'era il sole sì, ma in alcuni posti pioveva e anzi. Il tempo aveva fatto, ha creato anche disastri, soprattutto a Milano, dove era esondato il fiume, e insomma, qualcuno di voi mi diceva: è stato un bel pasticcio, e quindi strade chiuse, ponti allagati, insomma. La speranza, come sempre, che poi il sole potesse uscire, potesse un po' asciugare questi disastri. Tra l'altro, anche nella zona di Genova, insomma, c'erano stati un po' di disastri e proprio Luciano ci diceva: sì, io sono nel mio ristorante che sto cucinando per Halloween, ma in realtà ieri ho dovuto praticamente pulire il disastro che aveva fatto il brutto tempo, allagando anche un po' il mio ristorante, ma sono riuscita a pulire, il sole ha asciugato anche un po' e io sono ho riaperto. E questa è davvero una grande cosa. Detto questo, insomma, dopo esserci un pochettino, diciamo così, ritrovati su quello che poteva essere il tema meteorologico che è sempre in apertura delle nostre dirette del martedì, abbiamo parlato di Halloween. Ed è stato bello perché avete condiviso con me anche le tradizioni, insomma, delle vostre zone, dei vostri luoghi, addirittura tradizioni, se vogliamo, oltreoceano, che poi è vero che Halloween arriva oltreoceano, quindi da questa tradizione americana da noi è stata importata e diciamo che c'è a chi piace, a chi non piace, ma è una tradizione che è principalmente per i bimbi, ma che poi secondo me anche gli adulti non disdegnano, tant'è che abbiamo parlato anche di feste a cui voi appunto avreste partecipato con costumi più o meno, mettiamola così, particolari, ok? E a proposito, insomma, di tradizioni, dicevo, è stato bello anche perché abbiamo ricordato anche una tradizione, quella in Messico, del giorno dei morti, che adesso il nome non me lo ricordo bene, ma comunque dello Smertes, che è una tradizione che con i calaveras e tutto mi piacerebbe approfondire. Certo è che qualcuno di voi è messicano, ma diventa difficile approfondire questa tradizione, ma non è detto che non andremo un martedì ad approfondire anche queste ed altre tradizioni molto particolari. Mi piacciono, vabbè, un po' perché magari vengo a conoscenza dai film o insomma dalle serie TV, ma sicuramente ci portano poi a scoprire un mondo tutto particolare, ma soprattutto che cosa? Beh, ricordare i nostri cari, perché poi non dobbiamo dimenticarci che è vero che parliamo di Halloween, ma poi alla fine il primo, l'1 e il 2 novembre, insomma, ricordiamo i nostri cari, chi non c'è più, quindi chi ci ha lasciato, ma in qualche modo è sempre con noi. E lo facciamo insomma con antiche tradizioni, anche a livello mangiarecce, dobbiamo dirlo, anche a livello mangiarecce, tant'è che poi alla fine noi la nostra puntata la chiediamo sempre con quello che mettiamo nel piatto, perché ci piace stimolare le nostre papille gustative e in questo caso anche le tradizioni hanno stimolato le nostre papille gustative. Ad esempio, maestro Domenico ci diceva che lui avrebbe mangiato ceci e fagioli, ricordando i tempi antichissimi, risalenti ai romani, che credevano che nel bacello delle fave ci fossero proprio le anime dei morti. Ecco, io ad esempio questo non me lo ricordavo, non lo sapevo, ma così come è stato interessante anche la continuazione, no? Che lui dice, continuava a dire, un'altra tradizione, la festeggiano l'11, mi sembra verso Benevento, se non ricordo male, l'11 novembre, giorno di San Martino, e qui è partito. La famosa poesia che tutti si ricordano solo i primi quattro versi e poi non se la ricorda più nessuno, o meglio ancora il canto che aveva
diciamo così, o la poesia che era stata messa in canto da Fiorello. Quindi ecco, quella magari cantandola forse ce la ricordava un po' di più, ma si diceva, insomma, un'altra tradizione dell'11 di novembre, il giorno di San Martino era, i nostri detti dicono a San Martino ogni mosto è vino, oppure a San Martino si fanno zeppole e si prova vino. E qui le zeppole mi ha ricordato un po' quello che d'estate, insomma, un'amica di mia mamma ci cucinava sempre a Ferragosto, ci faceva le zeppole, sono buonissime. Effettivamente io non le ho mai collegate in realtà al giorno di San Martino o comunque ai giorni autunnali, per me erano estive, le zeppole erano estive. Abbiamo parlato di, insomma, di feste, no? Di questa festa che può più o meno piacere. C'era chi mi diceva no, a me non piace, chi ha detto ah, sì, io vado anche a fare delle feste, mi vesto, mi maschero. Pacchi ci diceva io sono qui a cucinare, ma poi mi vesto da cocco pazzo perché farò una bella festa in maschera. Chi invece proprio non voleva fare una festa in maschera, ma anzi cercava la tranquillità, come poteva essere. Chi ad esempio andava a in qualche modo ascoltarsi della buona musica, chi si leggeva un libro, chi si guardava un film, o chi come quattro ruote una capanna che diceva no, io vado avanti coi lavori per il mio, per il mio lumi, quindi il mio camper, ma nel frattempo mi faccio anche una serata di rilassamento e di meditazione. Beh, certo, è anche una scelta questa e come si dice tanto di cappello. No, io sono andata una festa perché secondo me è vero che è una festa importata per bambini, ma in qualche modo gli adulti quando non hanno più dei figli intorno che possono organizzarsi, hanno una bella compagnia, è bello poter andare a festeggiare anche Halloween. Tra l'altro, insomma, io dovevo festeggiare perché di solito gli anni passati andavo sempre nella Foresta Nera a festeggiare Halloween, portavo i dolcetti, il cioccolato ai bambini tedeschi che venivano a suonarmi casa, e questa non l'ho potuto fare, allora sono andata io a fare dolcetto scherzetto. Un dolcetto che può essere anche il cioccolato, come c'è una importante manifestazione a Torino che si chiama Cioccolato, e quindi insomma abbiamo messo anche un po' di manifestazioni che ci sono in questo periodo. Certo è che come sempre, secondo me, abbiamo raccontato tante cose, abbiamo condiviso le tradizioni e ci siamo anche detti, come diceva Roico, che belle queste tradizioni d'oltreoceano, però sarebbe bello anche non perdere le nostre tradizioni, come qualcuno ci ha raccontato martedì, e che invece molto spesso vengono un po' abbandonate. Ad esempio, io avevo una tradizione con la mia nonna che tutti i primi novembre ci ritrovavamo al pomeriggio, anzi alla sera, prima al cimitero, poi alla sera, a dire il rosario, quindi cinque misteri, e poi mangiare tutti insieme, tutta la famiglia, le castagne calda arroste oppure bollite. Questa tradizione poi si è persa e io effettivamente non l'ho anche portata avanti, quindi questo è dipeso anche un po' da me, mi dispiace, soprattutto quando poi si vedono che alcune tradizioni vengono comunque portate avanti. Sicuramente questa è una bella cosa. Detto questo, però, potrebbe essere da spunto per andare a riprendere qualche tradizione e riportarcela un pochettino in casa. Assolutamente sì. Che dire? Beh, più che darci appuntamento a questo punto a martedì, come sempre, le nostre dirette del martedì ci fanno stare insieme. Alle 9:30 ci fanno trattare argomenti interessanti. Non so quale sarà il prossimo argomento, questo ve lo dico, ma sicuramente sarà un argomento che stimolerà, mettiamola così, la nostra fantasia. Intanto avevo chiuso con dolcetto scherzetto, per quanto mi riguardava era scegliere come sempre lo scherzetto. No, il dolcetto no, perché poi mi va tutta qua, io già faccio fatica che vado in palestra, mi alzo prestissimo, devo buttare giù un po' di peso e voi mi date i dolcetti. Non va bene, no, 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 assolutamente no. Per me quindi ci va lo scherzetto. Non so cosa abbiate scelto voi il 31, ma sicuramente avrete modo di raccontarvelo, ma di raccontarmelo martedì. E poi
Niente, adesso le mie meningi frullano e cercano di capire quale sarà il prossimo, diciamo così, argomento da trattare. Nel frattempo vi auguro come sempre una buona giornata, potete seguirmi su Patreon nel canale, come sempre, Simona, non sulla radio, oppure scrivermi alla mail yemaclib1@libero.it. Con questo è tutto, davvero, vi mando un bacio, vi abbraccio e ci sentiamo martedì. Ciao!